chiamo Marco e il mio mestiere è scrivere guide turistiche. È un lavoro che mi piace. Mi piace scoprire posti nuovi, conoscerne i colori, i sapori, le persone che ci vivono. Mi piace partire. E oggi parto per l'Abruzzo, in provincia di Chieti, nel territorio compreso tra i fiumi Trigno e Sinello. Devo scrivere una guida sulla città di Vasto. Non ci sono mai stato, per questo non vedo l'ora di arrivare. Ed eccomi arrivato nel centro storico che domina il Golfo di Vasto, detto anche il Golfo d'Oro. Vasto oggi conta circa 40.000 abitanti e sorge su una collina a 144 metri sul livello del mare. Ma il mito vuole che sia stato Diomede, reduce dalla guerra di Troia, a fondare la città probabilmente sulla piana di Punta Penna, poco lontano da qui. Era là che sorgeva la città frentana di Istonium, che nell'89 a.C. i romani trasferirono dove si trova oggi. Conquistata prima dai Longobardi e poi dai Franchi, perse il suo nome originale diventando Guasto Daimone. Chiesa di quel villaggio medievale era Santa Maria Maggiore. Dominata all'esterno dalla torre campanaria, ricostruita in parte nel 1715, all'interno raccoglie le tombe di famiglie nobili, soprattutto quella dei Davalos, che dal 1496, per ben tre secoli, furono signori di Vasto. E la reliquia della Sacra Spina, donata da Pio IV a Ferrante Francesco Davalos alla metà del Cinquecento. Nel 1645 uno schiavo turco la salvò da un incendio ottenendo in cambio la libertà e la riconoscenza popolare. Proseguendo nel mio girovagare arrivo alla Torre di Bassano, è una delle poche rimaste dell'antica cinta muraria medievale. La torre delimita da un lato Piazza Rossetti, la piazza principale della città, dedicata al poeta vastese del Risorgimento Gabriele Rossetti. Trasferitosi a Londra, Gabriele Rossetti ebbe quattro figli che seguirono le sue orme nella letteratura. In particolare, Dante Gabriel Rossetti divenne un noto poeta inglese ma anche un importante pittore, tra i fondatori del movimento pre-raffaellita. Attraversando la piazza, mi ritrovo davanti all'imponente fortezza medievale modificata a metà del 400 da Giacomo Caldora, potente capitano di Ventura, da cui il nome Castello Caldoresco. Fu sempre Caldora a far edificare il palazzo che sarebbe diventato poi la dimora dei Davalos. Dell'epoca caldoresca sono rimaste alcune tracce sia all'esterno che all'interno, anche se l'impronta cinquecentesca data dalla potente famiglia spagnola è quella oggi più evidente. Ed è all'interno del Palazzo Davalos, nel giardino napoletano, che incontro Daniela. È lei a raccontarmi qualcosa di più su questo luogo. Questo è il giardino napoletano di Palazzo Davalos, è molto interessante, pieno di piante che ricordano proprio il clima mediterraneo, quindi le aranci, i nespoli, dei bellissimi fiori, naturalmente i gerani, abbiamo anche piante di rosmarino. Palazzo Davalos è un palazzo che possiamo dire incapsulato perché ha delle pareti inserite all'interno di epoca successiva rispetto alla fondazione. Ha subito gli attacchi dei saraceni ed è soprattutto la sede dei musei civici di Vasto. Dentro al piano terra si può visitare il museo archeologico, quindi con importanti testimonianze preromane e romane. Al piano superiore ci sono invece le vere e proprie pinacoteche, quindi quadri dell'Ottocento, ma anche collezioni di arte contemporanea. Nella pinacoteca sono conservate le opere di alcuni tra i più importanti artisti vastesi, su tutti i fratelli Palizzi, in particolare Giuseppe e Filippo, i primi a dare un indirizzo verista alla pittura italiana dell'Ottocento. E accanto a queste opere nella Galleria d'Arte Moderna, quelle di artisti del Novecento donate al comune dai coniugi Paglione. All'interno del palazzo trovo anche il Museo del Costume. In queste stanze, davanti a questi vestiti, mi sembra davvero di essere in un'altra epoca. Lascio Palazzo Davalos e torno al presente, al mio giro per il centro storico della città. Pochi passi e sono davanti a San Giuseppe, un tempo chiesa del medievale convento degli Agostiniani e dal 1853 cattedrale di Vasto. L'interno è stato rifatto in stile gotico, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, e contiene un trittico in legno dipinto nel 1505 da Michele Greco da Valona. Altra chiesa interessante è la settecentesca Madonna del Carmine, decorata con stucchi e dipinti dell'epoca, tra i quali l'estasi di Santa Teresa d'Avila del napoletano Fedele Fischetti, proprio sopra l'altare maggiore.
o ancora quella di San Michele Arcangelo, una piccola chiesa nata nel 1600 da un voto dei Vastesi, riconoscenti per la benevola intercessione che li rese immuni alla peste. La chiesa fu costruita su uno dei punti più alti della città, da dove è possibile ammirare lo splendido panorama del golfo, con la facciata rivolta in direzione del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. E San Michele è anche il patrono di Vasto. Uscendo dalla chiesa mi ritrovo immediatamente sul lungo viale alberato della villa comunale. Mentre nella villa dedicata a Francesco Romani, dall'altra parte del centro storico, trovo il monumento all'emigrante, per ricordare tutti gli abruzzesi che hanno lasciato questa terra e sono andati a cercare una vita migliore altrove. Penso sia bello, per chi può tornare, ritrovare intatti, perfettamente conservati, i luoghi della propria memoria. Anche per questo, oltre che per la sua bellezza, è importante che esista ancora un luogo come il Teatro Rossetti. Ho la fortuna di entrare in questo gioiello dell'Ottocento, di vederne da vicino gli stucchi e la volta. Un gioiello come la dolceria tipica di Giuseppe, dove arrivo guidato dal profumo. Nata 100 anni fa come forno, oggi si dedica alla produzione dolciaria artigianale. Visto che sei dalle nostre parti, io non posso non consigliarti i dolci più tipici di questo territorio. Partirei dai bocconotti passando per le catarrette, la cicerchiata, i celli pieni, i mostaccioli, i cagionetti con i ceci, le scrippelle, il fiadone di ricotta e per ultimo la pizza dolce. Sono incuriosito dai celli ripieni e mi faccio spiegare da Giuseppe come si fanno. I celli pieni sono fatti con l'impasto esterno, è un impasto molto tenero fatto con vino bianco e olio d'oliva e zucchero, chiaramente farina. Mentre invece il ripieno è fatto con una marmellata che si usa molto dalle nostre parti, cioè la marmellata d'uva, che contiene ancora anche le bucce, quindi ha un nome molto particolare, si chiama scrucchiata, proprio perché quando la mangi lascia ancora quel rumore della buccia dell'uva. E mischiata a del cacao, delle mandorle tritate e dei biscotti triturati. Ed eccoli qui i dolci finiti. Non serve che dica quanto siano buoni, basta guardarli. Uscito dal negozio di Giuseppe, arrivo alla loggia Ambling, dal nome del nobile austriaco che venne qui al seguito della famiglia Davalos. Da qui si gode della vista più bella della città. E nelle giornate particolarmente limpide è possibile vedere le isole Tremiti e il promontorio del Gargano. Più avanti trovo Portale Panzotto e proseguendo oltre il Palazzo Davalos arrivo in via Adriatica, dove trovo i resti della chiesa di San Pietro, distrutta dalla frana che nel 1956 colpì la città. San Pietro, nata su un tempio del primo secolo d.C., era un importante luogo di culto dell'Alto Medioevo. Al di sotto della via Adriatica si sviluppa parallelamente la passeggiata archeologica dove posso ammirare i resti della città romana e medievale. E alla fine della passeggiata il parco archeologico delle Terme Romane e i suoi magnifici mosaici che rappresentano animali marini, reali e fantastici e il trionfo di Nettuno al centro di Tritoni e Nereidi che cavalcano draghi e cavalli marini. Da qui il mare, quello vero, non quello di fantasia di questi mosaici, dista davvero pochissimo. A Vasto Marina mi accompagnano Michael e Serena, due ragazzi che si offrono di farmi da guida. Insieme, seguendo la pista ciclabile, andiamo prima nella parte di costa più incontaminata e selvaggia, quella delle dune. E poi mi portano alle magnifiche spiagge che costituiscono il cuore del Golfo d'Oro. Spiagge dalla sabbia incredibilmente fine e dorata. Hanno la fortuna di abitare a due passi da questo mare. Così, appena il lavoro glielo permette, vengono qui a prendere il sole e a fare il bagno,
mischiandosi ai turisti che arrivano da ogni parte del mondo per divertirsi o rilassarsi, attirati dalla perfetta accoglienza, dai comfort e dall'acqua limpida che offrono queste spiagge. Divertimento che è possibile ritrovare anche la sera per le vie del centro storico, dove poter scegliere tra le molte iniziative che offre la città. Oppure scendere a Vasto Marina, per una passeggiata sul lungomare o per vivere la notte tra i molti locali aperti fino all'alba. Accoglienza che significa anche comodi alberghi e ottimi ristoranti. E io scelgo il ristorante di Italo, cuoco per passione, un tempo calciatore altrettanto appassionato. Cominciamo con l'asca pece, un piatto semplice e gustoso. Si infarina la razza e la si mette a friggere nell'olio bollente. Poi si prepara una bollitura di aceto in cui si scioglie lo zafferano. E quando la razza si è raffreddata, la si immerge in questa bollitura. Questo è un piatto che viene lasciato a lunga conservazione, specialmente nei periodi invernali, dove una volta per le mareggiate, che i cattivi tempi che ci stavano, le barche di quell'epoca non potevano uscire. Per primo Italo prepara i cavatelli alla pescatrice. La pescatrice è ovviamente la rana pescatrice, il principale ingrediente del sugo, insieme ad aglio, prezzemolo, olio, pomodoro. E per arricchire il sugo Italo aggiunge anche delle panocchie. Poi si cuociono i cavatelli, una pasta fatta con acqua e farina, incavata a mano, e si mescolano con il sugo. E a vedersi sembrano proprio buoni. Il cavatello della pescatrice non è buono, è buonissimo. E infine arriviamo al piatto principale, il più richiesto, il famoso brodetto di pesce alla vastese. Italo mi spiega che per questo piatto la tradizione marinara si confonde con quella contadina unendo i prodotti del mare con quelli dell'orto. Infatti la base del piatto è composta da olio extravergine, aglio, pomodorini freschi, peperone verde e prezzemolo. A questa base si aggiungono 6-7 tipi di pesci diversi, che variano a seconda delle stagioni, insieme a molluschi e crostacei. I pesci più usati sono la lucerna, la tracina, lo scorfano, la gallinella e la pescatrice, la triglia e il merluzzo, la seppia e il calamaro. Vengono messi a cuocere per primi quelli con le carni più dure, per arrivare, man mano che la cottura procede, ai pesci più teneri, come triglia e merluzzo. Il brodetto è davvero buonissimo. E il ristorante di Italo è davvero un posto accogliente, ottimo dopo una lunga giornata, magari passata al mare. E per i suoi piatti Italo usa solo olio extravergine d'oliva che si produce qui, vicino al mare e alle sue brezze, su queste colline assolate. Un olio delicato, verde, con sentori di mandorla, come quello che mi offrono Giovanni e suo padre. Mi spiegano che quest'olio si fregia del marchio DOP Colline Teatine, che si ottiene da diverse varietà di olive, tra cui la varietà autoctona del Nebbio, così chiamata per il verde pallido della chioma, come se fosse perennemente avvolta nella nebbia. Ed è qui, su queste colline, che dolcemente digradano verso la costa, che Sergio ha la sua azienda vinicola. Noi produciamo vino bianco delle tipologie Trebbiano, Pecorino, Cococciola. E per quanto riguarda invece i rosati, facciamo il rosato IGT e il Cerasuolo d'Abruzzo DOC. Invece per i rossi facciamo un buon Montepulciano. Che nella tipologia riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni, di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Questo per esaltare i suoi caratteristici sentori di liquirizia, spezie e frutti rossi. Il segreto per farli al meglio è scegliere i grappoli migliori direttamente nel vigneto per poi vinificarle a poca distanza dalla raccolta. Alla fine arriveremo a selezionare il miglior vino da mettere in bottiglia, sempre a livello artigianale. Ed effettivamente assaggiandoli non posso che confermare. E col Montepulciano assaggio anche la ventricina, salume prodotto sulle colline dell'entroterra e fatto con le parti più nobili e magre del maiale, il peperone trito dolce e il finocchietto selvatico. Da queste parti è lei la regina dei salumi. Da Vasto Marina, seguendo il tracciato della vecchia ferrovia, vado verso nord, lungo 18 chilometri di una costa incredibilmente varia, fatta di spiagge sabbiose e rocciose, calette e ambienti dunali, come Trave, Concarella, Casarsa, San Nicola, Canale, Vignola.
e i trabocchi. Proteso dagli scogli, simile a un mostro in agguato, con i suoi 100 arti, il trabocco aveva un aspetto formidabile. Per mezzo all'intrico delle travi e dei cordami, apparivano i pescatori chini verso le acque, fissi, immobili come bronzi, e pesava sulle loro tragiche vite l'incanto mortale. Così D'Annunzio, nel Trionfo della Morte, descrive i trabocchi, queste strane macchine che sfidano la violenza della tempesta infilandosi nel mare e consentendo di pescare all'asciutto, calando e tirando su, con corde e carrucole, una grande rete quadrata. Ma la pesca qui si fa anche con piccole barche, come si faceva un tempo e come fa ancora Ettore, che in mare esce tutti i giorni. Stamattina siamo usciti alle 5. Ci siamo avviati per andare a prendere le reti che avevamo posizionato a circa 3 miglia dalla costa. La pesca era stata improntata per prendere le razze. Purtroppo di razze ne abbiamo prese pochissime, forse 5 o 6 nella rete. Nel cammino abbiamo incontrato anche un vento da scirocco che si è messo forte e quindi ci ha creato problemi nel salpare le reti. Comunque alla fine, come vedete, ce l'abbiamo fatta. Ma altre volte il mare è generoso e ti lascia qualcosa di bello da raccontare. Una mattina vado a salpare le reti, come abbiamo fatto oggi, e in mezzo trovo questa tartaruga gigantesca, davvero gigantesca, io non ce l'ho fatta a starla a bordo. Ma era morta e con mio grande rammarico ho voluto lo stesso starla a bordo per portarla poi nel centro specializzato e farla catalogare. Era una tartaruga della specie carretta che veniva dalla Tunisia. Ma quando l'ho stata a bordo, dopo un po', è sembrato un miracolo, la tartaruga ha ripreso a respirare. Poi ho avvisato la capitaneria di porto, l'abbiamo portata a terra, loro l'hanno portata nel centro specializzato e dopo 2 mesi è stata rimessa in mare e l'hanno ribattezzata la tartaruga Ettore, che adesso chissà dove sarà, in quali oceani o in quali mari sperduti a passare le sue giornate. Una bella storia con un lieto fine. E la storia di Ettore mi accompagna fino a Punta Penna, dove un tempo sorgeva l'Istonium dei Frentani e dove attorno al 1200 Federico II fece costruire la città portuale di Pennaluce. Come per una maledizione, anche Pennaluce fu abbandonata, lasciando come unico segno della sua esistenza la chiesetta della Madonna di Pennaluce, rinnovata nell'Ottocento. E a fianco alla piccola chiesa, il faro di Punta Penna, il più alto di tutto l'Adriatico. Ma il gioiello naturalistico di quest'area è la preziosa riserva naturale regionale di Punta d'Erci, istituita nel 1998, che comprende la bellissima spiaggia di Punta Penna, con il suo ambiente dunale intatto, il suggestivo promontorio di Punta d'Erci e la solitaria spiaggia di ciottoli di Motta Grossa. Tra queste dune cresce una vegetazione estremamente particolare e nidificano diverse specie di uccelli. La fauna è soprattutto quella ornitica, gli uccelli di passo in primavera e in autunno, si possono vedere cose interessanti da rapaci, a limicoli, a trampolieri. Per quanto riguarda la flora c'è soprattutto un ambiente dunale integro, in notevole accrescimento con tutta la varia successione vegetazionale tipica di una spiaggia dunale ancora integra. Lui è Stefano, della riserva naturale di Punta d'Erci, che come simbolo ha proprio un uccello, il fratino. Il fratino è il simbolo della riserva, è un uccello strettamente legato all'ambiente dunale e quindi è anche un preziosissimo indicatore biologico dello stato di salute dell'ambiente dunale. Dove il fratino nidifica vuol dire che le dune ci sono ancora, vuol dire che il mare non mangia la costa, vuol dire alla fine, in definitiva, che si possono ancora fare degli ottimi bagni. E mi spiega anche perché le dune sono così importanti. Ma loro sono importanti perché dal punto di vista vegetazionale sono un vero e proprio deserto che vive, mentre l'albero ha una bellissima presenza statica, le dune devono muoversi in continuazione come degli esseri camminanti e pensanti quasi per poter vincere un ambiente estremamente duro a livello di temperatura, a livello di calpestio delle persone quando questo si verifica, a livello di vento che viene dal mare che molte volte porta gli inquinanti. Sono piante che hanno sviluppato delle caratteristiche molto particolari che le rendono molto interessanti e in primavera hanno delle fioriture bellissime e veramente inaspettate per un posto di mare.
E oltre a fare piccole escursioni o bird watching alla ricerca del fratino, nella riserva è possibile fare anche altre attività, come il surf, andare in mountain bike oppure in canoa. Ho assaggiato piatti meravigliosi e incontrato persone con storie da raccontare. Ho trovato pace per me stesso e per i miei occhi. Ho visto cose bellissime e scoperto posti dove potersi divertire o semplicemente rilassarsi. Nella guida scriverò tutto questo, ma soprattutto scriverò che chi viene a Vasto non può che provare amore a prima visita.